Beppe Grillo. Non nego il valore comico, liberatorio, una tantum di una bella imprecazione lanciata all'indirizzo giusto. Ma lei crede davvero che la sacrosanta rabbia, la furia contro i poteri, le corruzioni, le meschinità, le inefficienze, le arroganze, tutto questo venga soddisfatto, sanato da una trasgressione verbale, da un grido insultante da curva calcistica, trasformando magari per un solo istante il professionista, il funzionario e le loro signore in esseri urlanti e vituperanti, a scopi terapeutici, dice un giornale, ma io ne dubito. Che terapia è questa? È la strada maestra dell'illusione qualunquistica, dello sberleffo fino a se stesso, della vendetta anonima pronunciata da una poltrona in penombra. Caro Grillo, le platee hanno di buono che cambiano ogni giorno, ma l'Italia è sempre lì, eterna nei suoi errori e a prova d'insulto. Un saluto da Andrea Bernardo.